Bentrovati, bentornati dopo questo lungo ponte, questa lunga settimana di vacanza che anche Milano News si è data, però eccoci nuovo qua, e oggi è lunedì 29 aprile, sono le 12:32 minuti in questo istante. Benvenuti con una nuova puntata e una nuova settimana di Good Morning Milano. Settimana quasi completa, saremo fermi solo il 1° di maggio, ma poi anche altre sorprese perché il 2 e il 3 di maggio saremo anche in esterna, ma poi ne parleremo meglio nei prossimi giorni. Quest'oggi invece rimaniamo qui in studio per parlare di una storia che nasce appunto a Milano, come sempre, che parla di come degli studenti possono aiutare magari anche un istituto pediatrico. Lo vedete appunto nel nostro titolo e abbiamo qua come ospiti con noi tre studenti della NABA. Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti, grazie mille Buongiorno, di essere qui con noi. Nello specifico stiamo parlando di Alessio Ramundo, Federica Quadri e Andrea Perego. Buongiorno, grazie davvero di Fabio. Buongiorno. essere qui, perché oggi parliamo appunto di pediatria, ma come potete capire non parliamo di pazienti pediatrici, insomma sono grandicelli ormai per andare in pediatria i tre baldi giovani qui, ma ci sono dei progetti, sono gli studenti della NABA, fanno design e con un interessante progetto appunto nato all'interno del vostro istituto accademico, vi siete trovati a dover realizzare, no, dei giocattoli. Ma adesso spiegaci meglio appunto cosa consiste questo progetto in gioco per la pediatria. Sì, il progetto è nato dalla collaborazione tra il corso di Product Design 2 tenuto da Alessandro Garlandini e l'ospedale Gaetano Pini, in particolare la ludoteca. E diciamo che inizialmente Alessandro ci ha coinvolti nel capire al meglio come si può produrre un gioco dalla progettazione alla fase di produzione. Ok, quindi stiamo parlando solo di sperimentazione, di Esatto. un gioco, un esercizio di stile, ma stiamo Esatto. parlando del pensare e poi Un dobbiamo gioco anche in generale, produrlo, esatto. insomma. E ci ha parlato delle varie di cosa si va incontro, ad esempio della grandezza di un gioco, perché per i bambini piccoli non può essere più piccolo di un tot, o dei materiali che si possono usare, e anche delle varie colorazioni che vengono date al materiale devono essere rispettate dalle Quindi normative. parliamo appunto di prodotti che vengono maneggiati da delle fasce comunque, diciamo, più deboli o comunque che, su Esatto. cui bisogna avere delle. Su cui la normativa anche immagino sia bella complicata, e quindi vi hanno iniziato anche a questa parte, no? Esatto, noi comunque abbiamo collaborato con ragazzi dai 3 anni in su, perché sotto i 3 anni diventa un po' più Un po' più complicato. complicato il discorso, esatto. E dopo questa fase, il tutto ha avuto inizio ad ottobre. Dopo questa fase il professore ci ha presentato Alessandra Sigillò, Margherita Sigillò, scusami, e che è una dottoressa che ci ha spiegato come i bambini si approcciano all'ospedale, come si comportano durante le varie settimane dove sono ricoverati, e così ci ha introdotto meglio l'argomento. Ecco, perché è interessante appunto anche voi dovete progettare non dei giocattoli in generale, ma dei giocattoli che sapevate già dove saremmo finiti, cioè nella pediatria appunto in Esatto. ospedale. Quindi anche insomma, magari con bambini che non hanno possibilità, che semplicemente hanno un braccio rotto, mi viene in mente, cioè senza andare chissà a quali gravi patologie, ma che comunque hanno magari delle difficoltà appunto a fare una partita a calcio, ad esempio, Esatto, potrebbe, dei no? limiti anche. La difficoltà diciamo che era capire cosa il bambino volesse in quel momento, quindi la fase principale è stata quella dove siamo andati in ospedale a parlare con i bambini e le relative famiglie, che grazie a loro abbiamo avuto uno spunto più preciso sul cosa costruire. Molto interessante, insomma, voi state design, avete immaginato, no, immagino, voi siete a che anno siete, mi dicevate, Siamo al secondo secondo anno, anno, sì. quindi insomma da poco, ma neanche da così poco, quindi insomma Esatto. nel mezzo proprio del cammino del vostro percorso, immagino, no, l'idea del design è quella che prendo carta, penna, semmai CAD, ok, disegno, invece vi siete ritrovati in una corsia d'ospedale a parlare con bambini e Esatto. genitori. A trarne le idee, a cercare le idee migliori, e dopo abbiamo avuto, dopo questa fase di, come diciamo, di informazione, abbiamo proceduto con la La progettazione del progettazione. gioco. Andrea, com'è stato andare appunto nella corsia È d'ospedale? stato Ti secondo. immaginavi che il designer dovesse fare anche questo? Ma me lo immaginavo perché oramai il designer è in qualsiasi posto e andare lì è stata un'esperienza fantastica. Siamo ritornati noi bambini, abbiamo rispolverato un po' il nostro spirito fanciullesco e perché ci serviva proprio entrare in relazione
al mondo dei bambini, capire i loro gusti, cosa gli piaceva fare, ma capire anche le loro difficoltà dovute al ricovero. E è stato bello perché i bambini non hanno filtri, quindi si aprono proprio liberamente a te. E quindi nel gioco noi capivamo, intuivamo certi loro pensieri, ed è stato bellissimo, sì. Ecco, Federica, voi magari avete un'idea quando siete arrivati lì, no, la prima volta, quanto è l'idea che avevate di buttarla completamente via e cambiare tutto qua, perché appunto avete parlato magari con i ragazzini o con... Assolutamente, è stato molto, diciamo, anche toccante vedere i bambini in questa situazione, in cui tu solitamente non ti immagineresti i bambini in quella situazione, e si sono completamente aperti a noi, anche i genitori ci hanno raccontato anche delle difficoltà di tutto il processo. Ad esempio, noi abbiamo avuto occasione di parlare con una bambina che si chiamava Aurora e veniva da Milazzo in Sicilia, e ci raccontavano che loro una volta al mese salivano a Milano. Il problema della migrazione sanitaria è un problema che abbiamo portato spesso anche con gli amici di casa amica qua proprio a Gormano in Milano, è un problema davvero grosso, soprattutto poi per quanto riguarda anche la pediatria, gli infanti, anche, insomma, sono gli ospedali d'eccellenza che abbiamo noi, però appunto esattamente sì, sono le nostre eccellenze, perché da qualche altra parte non c'è questa eccellenza, quindi questa migrazione avviene. Insomma, è stata molto interessante. Qual era la richiesta, appunto, perché il bambino ospedale, che richiesta aveva? Allora, di giocare come? Ci sono state tante, in base all'età del bambino, ci sono state tante richieste. Noi abbiamo intervistato anche una ragazzina un po' più grande, che aveva 12 anni, una ragazzina di Baggio, e la sua richiesta, più che un giocattolo, perché ormai i ragazzini di oggi tendono a stare semplicemente sempre al telefono, i giocattoli, vabbè, libri, telefono e basta. La sua richiesta in particolare è stata per il cibo, perché lei detestava il cibo dell'ospedale, quindi continuava a raccontarci di quanto fosse felice ogni volta che suo padre arrivava e gli portava la pizza o il fast food in generale, mentre i bambini più piccoli ci hanno parlato di un po' di tutto, cioè chi voleva i peluche, chi voleva i giochi da tavolo, chi voleva le macchinine, qualsiasi cosa. Alla fine potete continuare un'esperienza qui del direttore, che non voleva uscire dall'ospedale per colpa di un gioco da tavolo, quando era bambino, quindi immagino l'importanza dottrica nel arrivare in pediatra, c'è qualcosa di fantastico. Io non volevo tornare a casa perché c'era un bellissimo gioco nella ludoteca dell'Iguarda. Ok, avete fatto quindi la progettazione, poi cosa è successo? Come va avanti adesso la storia? E dopo averlo progettato abbiamo dato i primi schizzi, diciamo, al professore, che ha accettato, magari ci ha dato dei consigli per modificare, diciamo, il nostro giocattolo. Ad esempio, io e il mio gruppo, parlando con alcuni ragazzi, abbiamo constatato che piacevano molto i giochi da costruzione, e quindi abbiamo deciso di creare un gioco dove il bambino, tramite una famiglia di scimmie, deve costruire la sua torre portandolo a termine mettendo un casco di banane in cima. Ok, ma dopo poi vediamo bene nello specifico appunto i progetti vostri singolari. Che tipo di progetti sono usciti, Federica, da questo progetto in totale? Allora, diciamo, anzi, raccontaci quanti gruppi eravate, quanti eravamo, ragazzi eravate? Eravamo 8 gruppi di ragazzi, ed eravamo divisi, diciamo, 3 persone per gruppo, tranne, okay, vabbè, un piccolo gruppo da 2 persone. I progetti, bene o male, molti hanno il tema dell'ospedale come tema generale, altri invece temi più disparati, ad esempio le scimmiette, il cibo o altro. Li abbiamo prodotti noi stessi e li abbiamo fatti per la maggior parte di legno, tranne ad esempio un altro gioco da tavola, non è fatto in legno, è fatto in carta, in cartone. In legno, e per farli ci siamo adoperati del laboratorio della NABA. Quindi abbiamo tagliato noi il legno, preso noi le misure e tutto, abbiamo seguito proprio i vincoli, scartavetrando gli spigoli e tutto. Quanti pezzi hai buttato via? Tanti, mi sono anche tagliata. Sì. Mi sembra che tu invece l'hai fatto con la stampa 3D. Stampa 3D, sì, il mio gruppo stampa 3D, abbiamo usufruito del servizio che abbiamo lì in nave, quindi... Non hai dovuto scartavetrare o sì, hai dovuto scartavetrare un po' sì. Leggermente, sì. Ok, poi con Federica avanti, scusa. No, non ti preoccupare. E, oltre, vabbè, al laboratorio della NABA, ci siamo anche adoperati, siamo affidati a professionisti nel settore. Ad esempio, la stampa sul legno, noi non sapevamo come farla, l'abbiamo fatta grazie a dei professionisti, scusami.
Mentre quindi avete avuto anche comunque tutto largo di questa gente, nel senso che certo, tutto, sì. So che nel tuo caso anche per il taglio sul legno hai avuto una particolare richiesta e quindi non potendo usare la macchina da lava perché non faceva quel tipo sì. di taglio, hai cercato una falegnameria che potesse... Esatto, perché il macchinario in naba è un taglio laser che brucia i lati del legno ovviamente, e nel nostro gioco non volevamo che ci fosse questa bruciatura, diciamo. E allora ci siamo informati, abbiamo trovato un falegname qua a Milano che usa macchinari a controllo numerico e grazie a lui abbiamo fatto questo progetto. Tra l'altro ci ha anche consigliato il legno migliore, che è quello che alla fine l'acero è quello che usano per la maggior parte dei giochi per bambini. Mentre invece per le stampe appunto siamo dovuti andare più fuori Milano. E questo fa capire anche la difficoltà che c'è dietro a un progetto qualsiasi, perché appunto bisogna collaborare. Ad esempio, hai imparato ad esempio che è meglio stampare su un pezzo di legno unico che stampare su cinese. Esatto, no? Si capiscono. Esatto. Insomma, la prossima volta che farai un prossimo progetto, magari di tutt'altro, sotto bicchieri o chissà cosa, saprai. Saprò come muovermi. Saprai meglio come muovermi. Insomma, veramente io credo che sono davvero interessantissimi questi progetti. Nava qualche anno fa faceva un bellissimo progetto, ad esempio, so che volessi studiare anche scenografia, so che c'era questo corso faceva i fondali per il teatro Scala della Vita, un teatro piccolissimo della parte opposta rispetto alla città, rispetto alla Nava, ma che dava la possibilità agli studenti di fare qualcosa di reale, non solo uno schizzo, un disegno poi bello, me lo guardo, ce lo vuole insieme, lo buttiamo via, ma di metterlo in scena, di metterlo lì. Peccato che poi il teatro è stato chiuso dalla provincia in questo momento, quindi insomma, come sempre, i bei progetti rimangono poi a volte sulla carta. Questo è un altro invece bellissimo progetto, perché appunto non avete dovuto solo pensare, no, tu puoi far agire, farvi anche tagliarvi anche le mani, ahimè, però creare qualcosa. Andrea, tu che cosa invece hai fatto? Il tuo progetto l'abbiamo detto, poi mi sono anche delle foto, credo, mentre stavamo parlando, da anche dei vari progetti, certo. O comunque vediamole pure passare, dei vari progetti che ci sono stati. Tu invece, Andrea, che cosa hai progettato? Sì, allora... cosa hai realizzato, non progettato? Allora, noi abbiamo realizzato il cannocchiale, che in pratica è un gioco che permette al bambino di evadere dall'ambiente ospedaliero e farlo immergere in mondi nuovi, grazie a delle storie. Ed è un gioco pensato per momenti tranquilli da passare in stanza, quando spesso il bambino non ha voglia di uscire per andare in ludoteca, e grazie a un adulto presente in stanza che lo assiste, gli legge delle storie, il bambino cambiando delle lenti nel cannocchiale vede proprio la storia prendere vita, le varie storie, sì. E poi c'è un altro progetto anche a metà, poi l'avete dato un altro, l'avete fatto, sì, ne abbiamo giusto? Fatto un altro che si intitola Posta al Volo. Ed è un progetto che ha l'obiettivo di mettere in comunicazione i bambini di tutte le stanze attraverso questa cassetta che ha la forma di lettera, e grazie a un adulto che prende momentaneamente i panni di un postino, infatti abbiamo abbinato al gioco anche un cappello da postino, porta questa cassetta per tutte le stanze. In modo che il bambino può lasciare dei messaggi ai suoi vicini di stanza, appunto. Perché, come ripeto, molte volte i bambini non hanno voglia o l'energia di incontrare gli altri bambini, ragazzi, o andare in ludoteca, sì. Federica, tu invece che cosa hai progettato? Qual è il Io e il mio gruppo abbiamo progettato Il Ricettario del Mondo, che è un gioco da tavolo che, diciamo, fa un po' scappare i bambini dal pensiero del cibo in ospedale. E il gioco consiste in una scatola di legno, il packaging diventa anche il fornello, quindi il packaging conteneva delle padelle e delle pentole realizzate da noi in legno, oltre a delle carte, un ricettario e delle formine stampate con sopra gli ingredienti poi riportati nelle carte, e conteneva anche due grembiuli che abbiamo progettato noi appunto per i bambini dell'ospedale, ed erano grembiuli che abbiamo fatto noi il cartamodello, abbiamo preso le misure da Bambini Campione, e erano grembiuli che si potevano, cioè che si attaccavano solamente dietro il collo, così che anche i bambini in sedia a rotelle non avessero problemi. Il gioco consisteva nel pescare 5 carte, una per ogni continente,
E in base a quelle carte lì i bambini dovevano creare una ricetta. E il bello di questo gioco è che gli ingredienti erano totalmente gli ingredienti più disparati. Avevamo anche messo degli ingredienti bonus, ossia ingredienti un po' schifosi per ogni continente, come ad esempio il serpente per l'Oceania o gli insetti per l'Asia. Sono famose E chi se li tutti i gusti più uno, no? chi se li trovava doveva proprio cercare di creare una ricetta che potesse risultare appetibile, gustosa Sì, lo serpente d'oceano, non so cosa posso dire, però questo è interessante. E tutto questo appunto progettato completamente da voi del gruppo, che avete appunto passato tutti i vari step, quindi dall'appunto l'idea, prima diciamo appunto, anzi ancora prima chiedere quali possono essere i desiderata, come dicono quelli bravi, di chi sta appunto magari qualche giorno, a volte anche pochi giorni, ma a volte invece poi di più in ospedale, e poi progettare un gioco che sia reale e poi farlo, crearlo e tutto. Qual è stata la parte più interessante per te adesso della creazione del tuo progetto? Ma nella progettazione la parte più interessante è stata quella del trovare la forma più adatta delle scimmie in modo che combaciassero su tutti e quattro i lati nell'incastro, diciamo. Questa è stata la parte più difficile, ma anche interessante perché abbiamo dovuto fare molta ricerca. Sono qua le scimmiette, Sì, queste qua erano le tue esatto. scimmiette adesso. Sì, sono queste, sono appunto una famiglia composta da 5 scimmie e abbiamo cercato di darle una colorazione che non riporta la realtà, ma comunque per un bambino è interessante perché ci sono colori sia per un bambino maschio, diciamo, che per una bambina femmina, quindi possono essere attratti visivamente. E in più, per dare, diciamo, qualcosa in più al gioco, abbiamo deciso di creare 20 carte con 20 differenti composizioni Ok. che potessero dare al bambino una sfida in più nel creare appunto la torre più alta e con la forma più stravagante, diciamo. E quindi mi sfido a chi riesce a costruire Esatto, all'attorno sì. del tempo, immagino, Il che deve fare. bambino deve concentrarsi il più possibile, appunto, per riuscire a far restare in Ok. piedi e non Quindi far traballare la non torre. pensa appunto a dove sta, ad esempio. Esatto, questo Ok. era farlo uscire dal contesto ospedaliero, era il punto principale. Altri progetti che sono stati presentati appunto non dai vostri tre, quali sono Federica? Qualche progetto di cui magari mi piacerebbe parlare, non so, senza fare torto a nessuno, insomma, che sono 8 progetti, sono guardando tutti e 8 sono da Assolutamente solo, sì. 8 sono guardando, no, così per farci capire cosa è stato presentato, ecco, nel generale. Allora, un progetto secondo me abbastanza interessante era 112, che era un gioco da tavolo che era quello di cui ti parlavo prima, fatto in cartone e stampato. E praticamente il gioco consisteva in una sorta di gioco con i dadi e con le ambulanze. E l'ambulanza doveva arrivare all'ospedale, però nel Si gioco chiamava c'erano. 112. Si chiamava Fantastico. 112. Simone Bedon, io vedo questa puntata. Camilla, mi raccomando, cioè, dobbiamo far arrivare questa puntata Simone Bedon di SS Emergenza, che insomma sarà benissimo e felice di farla avere anche a Contini del 112 di Milano, perché insomma, no, bene, mi ha fatto una cosa con loro, sono ben contento che finalmente passi questo messaggio del numero unico d'emergenza, finalmente. Esatto. Ottimo, ottimo. E nel gioco c'erano anche degli imprevisti, che era diciamo la parte proprio divertente che impediva al bambino di. Oddio, non troppo divertente perché nel Di non senso annoiarsi, non volevo che il diciamo. bambino si ingarbugliasse, però impedivano diciamo all'ambulanza di andare direttamente in ospedale, E quindi quindi trovare dovevano. le Assolutamente. varie. Qualcos'altro che vi ha colpito dei progetti che avete visto? Altri progetti Cioè, che tipo di c'era. progetti sono presentati? Adesso, appunto, quindi giochi da tavolo, ho capito abbastanza. Sì. Poi giochi tipo C'era cannocchiale, quindi questa. sì, poi anche uno strumento musicale, o ad esempio anche un gioco dove il bambino poteva ricostruire il proprio ritratto in maniera molto creativa, diciamo. E sì, sono tutti modi comunque per farli distrarre, di evasione, insomma, Ok, sì. insomma, voi avete appunto studiato design, avete immaginato di progettare le cose più disparate, avete mai pensato di progettare dei giocattoli? Fino ad ora mai. Fino ad No. ora Com'è mai. stata l'esperienza? È stata bella Bellissimo. perché ti fa capire appunto che dietro anche a un banalissimo giocattolo, quello che ai tuoi occhi può essere un banalissimo giocattolo, c'è dietro tanto pensiero, c'è dietro tanta fatica, perché appunto per rispettare tutte le normative è difficile, non è per niente facile. E poi comunque il giocattolo, oltre a rispettare le normative, deve piacere. Perché comunque questo è quello per la quale noi stiamo facendo qualcosa, far piacere il nostro progetto ai nostri clienti.
Infatti, ci quando potrebbe essere magari il giocattolo nel nostro futuro? Ma chi lo sa? Ti ha mai detto mai dire mai. Esattamente, tu hai fatto il design del prodotto, tu adesso facevi il design interno. Sì, ho scelto. Quindi adesso sei così in crisi mistica perché oddio, cosa ho fatto? Io devo dire oppure che il fatto di aver fatto anche prodotto, secondo me è stato importantissimo, perché mi ha dato molto, nel senso, anche se la mia strada è più incentrata verso l'interior, alla fine sapere anche cosa c'è dietro la progettazione di un oggetto mi aiuta anche per il mio percorso. E poi chi lo sa, in un futuro magari avrò l'occasione di progettare qualche oggetto. Quanto Federica progettare un giocattolo? Ti ha incuriosito la cosa? È stato molto bello. No, non avevo mai pensato a questa cosa, però è stato molto bello andare proprio sul campo e parlare con i bambini, che sono proprio... Non te l'aspetteresti mai di parlare con dei bambini che ti dicono cose disparate, che a volte non stanno né in cielo né in terra, e tu da questo ne trai qualcosa di concreto. Sì, sono i lavoratori di lavoro in quel momento, penso. Sì, esatto, i nostri committenti. E poi è stato estremamente gratificante tornare poi in ludoteca con il progetto in mano, darlo ai bambini e vedere i bambini felici che giocavano con il progetto che tu avevi creato per loro. È stato bellissimo. Sì. Vedere il loro sorriso è la ricompensa migliore, sicuramente. Sentimentale. Adesso quindi cosa nel vostro futuro? Commercializzare i vostri giocattoli vi è mai passato per la testa? Vi piacerebbe pure una cosa? No, troppo, basta, cioè concentrarci su altro. No, ci piacerebbe sicuramente, il problema è una questione di, diciamo, più economica. Vabbè, abbiamo un background farming, esatto. Adesso in diretta facciamo esatto, perché se fosse per noi volentierissimo proveremmo a commercializzarlo per vedere come va, poi anche dovesse andare male comunque sarebbe un'ulteriore esperienza che ci ha fatto capire comunque qualcosa, quindi assolutamente sì. Andrea, la parte che ti ha colpito di più del tuo progetto, che ti piace di più del tuo progetto, qual è? Allora, la parte che mi ha colpito di più è, allora, sicuramente la parte in cui arrotolavamo dei fogli di carta e ci facevamo le prove del cannocchiale con le varie distanze delle lenti e tutto quanto, ma poi anche la parte in cui abbiamo scritto noi le storie. E quindi abbiamo scritto tre storie diverse e ci siamo anche, diciamo, immedesimati in scrittori. Infatti, sceneggiatori per un giorno. Sì, esatto, sì. Federica, la tua esperienza com'è stata quindi? Bellissima, io mi sono divertita particolarmente tanto nel fare le grafiche degli ingredienti del nostro giocattolo. È stato anche divertente progettare con le altre due ragazze del mio gruppo anche un grembiule, cioè ci siamo anche improvvisate un po' in fashion designer a fare il cartamodello e tutto, e è stato davvero molto gratificante proprio tutto il percorso. Molto bello, cioè io sono molto contenta di averlo fatto, di aver fatto questo progetto e anche del mio gruppo. Perfetto, allora ragazzi, chissà adesso quali altri progetti vi aspetteranno. Noi comunque siamo qua, ditelo anche al nostro professore, che so che doveva venire, poi ha avuto un contrattempo, quindi anzi lo salutiamo, lo ringraziamo tanto. Grazie anche di averci mandato questi tre baldi giovani che hanno espresso perfettamente lo spirito del progetto, quindi siamo ben contenti. Insomma, fateci sapere che cosa, qual è l'oggetto che vorreste nel futuro. Il tuo sogno è progettare, fare un design, è troppo difficile dire adesso come la macchina, e inizialmente sono partito, mi sarebbe piaciuto auto? Fare car design, però adesso sto scoprendo grazie a Naba così tante cose da poter fare, così tanti campi. Perché fermarsi alle macchine? Che, esatto, perché fermarsi a un'auto? Magari anche, però intanto prima voglio scoprire il più possibile, finché sto studiando, poi vedremo in futuro. Andrea, la villa in Islanda? Ma no, in realtà a me piacerebbe molto gli ambienti domestici, anche piccolini, sì. L'importante è che le persone siano felici all'interno del posto. Ma come uno studio, se vuoi, dobbiamo rifare tanto. Sì, esatto, devono avere un'anima agli spazi. Infatti questo, il vostro studio è bellissimo. Sì, è un disastro, va bene, grazie. Quindi vado avanti. Federica? Ma io un po' di tutto, vorrei essere proprio poliedrica nella mia carriera. A me interessa tantissimo la grafica, il videomaking, il prodotto e anche l'installazione. Anche se io non mi occupo di interni, le installazioni a me interessano moltissimo. Quindi proprio cerco di apprendere il più possibile.
Perfetto, ragazzi, no, io ti ringrazio tantissimo per essere con noi oggi. Grazie mille per quello che avete fatto, molto interessante. Poi appunto è sempre bello vedere che si riescono a unire le varie anime della nostra città, e soprattutto non c'è nemmeno che viene da Milano, giusto? Ricordiamo anche questo, perché tu sei... Io sono di Peio, Trentino. Trentino. Bergamo. Bergamo. Locate Varesino. Locate Varesino. Più milanese di Locate Varesino, quindi vedete voi. Cioè, quindi, però insomma è sempre bello anche questo, appunto Milano è la città di tutti noi, quindi siamo ben contenti che questi progetti nascono e crescono nelle varie università di Milano, come ad esempio la NABA, che è una merita accademia. Grazie davvero, buona giornata, grazie, grazie, saluti al vostro professore e ringraziatelo ancora da parte nostra. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.